38 anni, fanese, la giovane Elena Lodovici è diplomata al Conservatorio Rossini di Pesaro. Si appassiona sin da bambina alla musica e ad uno strumento in particolare, il pianoforte, con il quale esprime tutto il suo essere e la sua anima. Uno strumento musicale affascinante, capace di catturare il cuore degli spettatori facendo vivere sensazioni uniche. Elena, quando ha capito che la musica sarebbe stato il suo lavoro e la sua vita? Il mio è un percorso un po' particolare e in realtà più o meno quando avevo 24 anni ho iniziato a suonare con un chitarrista e dopo il diploma, quindi ho capito che oltre alla, insomma, alla musica classica c'era tutto un mondo in cui potevo esprimere tutta la mia interiorità e con l'improvvisazione, il jazz, il blues, e quindi volevo continuare assolutamente e portarla avanti fino a quanto potevo. E come la famiglia l'ha supportata, così come gli amici, nel suo percorso musicale? Allora, la mia famiglia, diciamo, mi ha aiutato fino a quando ho fatto il conservatorio, cioè a livello economico. Dopo, in realtà, sono stata io che ho voluto, insomma, continuare, però mi hanno sempre comunque appoggiato e, ecco, sono venuti quasi sempre, insomma, ai miei concerti, per cui gli amici, insomma, tantissimo, sempre presenti, sempre, mi hanno sempre incoraggiato e quindi, insomma, diciamo di sì, però è una cosa che ho fatto tendenzialmente tutta da sola. Ma che cosa rende il pianoforte così affascinante? Ogni strumento ha il suo fascino, però credo che, cioè, il pianoforte sia lo strumento più completo, quindi è lo strumento che può esprimere al meglio tutto quello che uno ha dentro, per cui è affascinante per questo, perché ha tantissime sfaccettature. Poi sono nati anche i primi lavori discografici. Nel 2020 ho pubblicato il mio primo disco, Introspections. È un disco che ho scritto tutto io, formato da miei brani originali, in cui ho suonato, cantato e ho composto musica e arrangiamenti. Suoniamo in trio, quindi io al pianoforte e Eros Rambaldi al contrabbasso e Giacomo Bartolucci alla batteria. Poi ho chiamato Marco Pacassoni, che è noto vibrafonista qua di Fano, è noto anche a livello internazionale e anche mondiale perché fa concerti ovunque, e ho chiesto una collaborazione. Lei che cosa vuol trasmettere con la sua musica a chi l'ascolta? Il sentire la musica è una cosa molto soggettiva. Io, per esempio, quando compongo, diciamo, in base a quello che sento, quindi in base al mio sentire, alla mia interiorità, al mio io, e dopo sta a chi ascolta a dare una sua interpretazione. Io compongo quella anche con l'idea che, il pensiero che la mia musica faccia bene ad altre persone, quindi sia un rifugio dove si può, diciamo, nascondere e straniarsi dal mondo e pensare e arricchirlo. Nei prossimi mesi invece in cosa sarà impegnata? Ho un progetto di diverse cose. Allora, più vicina, che sarà l'uscita di un mio EP intitolato Ennio, che è un formato da miei brani tutti originali, in cui ho, insomma, composto la musica, suonato e ho fatto gli arrangiamenti, e di stampo prevalentemente cinematografico. Successivamente registrerò, quindi penso dopo l'estate, dopo, insomma, i vari concerti, un altro mio disco intitolato Bad and Good Times. Poi ho anche un altro progetto con Tommaso Vecchiarelli, che è un musicista qua della zona, è un progetto sperimentale, pianoforte elettronica, quindi attendiamo, insomma, di essere pronti per poi andare live e le uscite, insomma, dell'album.